La gente, no, è qua presente. Oggi ho il cappello, gli occhiali, che c'è il sole. Sa mai che piove in casa? Ah, perché ne vedo tanti con gli occhiali. E cazzo vede il sole, no? Allora, porca puttana. Parliamo di Allegri. Tu sei una merda. Perché tu non puoi andare a dire una cosa del genere. Non puoi, non puoi. Non puoi dire lottiamo per la retrocessione. Ma non ti vergogni. Ma facciamo, ma non ti vergogni? Non ti vergogni a dire queste cose davanti a tutto il mondo calcistico che ti guarda? No? Va bene, vabbè. Tralasciamo che tanto. Arriviamo al nostro youtuber il Leone Bianconero, no? Che mi ha attaccato in un commento su Cibo Sport, perché uno l'ha preso in giro per la frase che ha detto, e sinceramente ha fatto ridere anche a me. Però non è che gli ha offeso, ti ha preso un attimo per il culo, ci sta, come noi sfottiamo loro sfotto noi. Vabbè. E si è incazzato e mi ha dato del lecchino. A me. Cioè, aspetta, aspetta. Noi facciamo figure di merda tutte le partite, tu difendi Allegri e il lecchino sono io. Allora, ascolta, ascolta, te lo dico col cuore, ma come fai a fare determinati video? Cioè, ma te lo dico col cuore, no? A parte che perché offendi gli iscritti di un altro? Cioè, se tu non hai i miei iscritti, perché la gente non la pensa, cioè, la pensa come me e non come te, come i tuoi iscritti. Scusa, perché devi dire che sono dei pezzi di merda? Chi sei tu? Dimmi. Francolino, chi sei? Che c'hai? Il sole in casa? Cioè, leva gli occhiali, guardiamoci negli occhi. Hai da qualcosa da dirmi? Dimmela. Siamo qua? Guarda, c'ho anche il cappello. Sono qua per parlare con te, dimmi. Come fai a fare dei video elogiando Allegri dicendo io sono uno dei pochi Juventini, non pugnalo la squadra? E cazzo devi pugnalare? Abbiamo perso col Monza 2-0 perché abbiamo un allenatore indegno che ha sbagliato formazione, ha sbagliato i cambi, addirittura ha fatto talmente tanti cambi che quando sono tu non ce l'aveva più. Cioè tu difendi un allenatore, tu stai difendendo un allenatore che Milik si è fatto male e lui lo voleva far continuare a giocare. E se si fa ancora più male con chi giochiamo? Ci andiamo io e te in attacco? Ma sei fuori di testa? Ma stiamo scherzando? Io non voglio dar patente di juventinità, però se mi incazzo con Abzi e con Tizio e con Caio e con tutti, non è che te ti posso far passare in sondrina, dai! Su, ma non mi puoi difendere l'allenatore! Ma non puoi! Cioè, veramente, è una cosa da martellarci le palle! Ce n'è tanti di Allegriani, però cazzo tutti lo dicono. Oggi abbiamo fatto schifo, poi lascia perdere quello che c'è successo. Però non ci possiamo attaccare a quello che c'è successo. Con l'Atalanta hai giocato. Se col Monza ne prendi due perché facciamo cagare. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Ma perché non ci svegliamo? Ma come si fa a continuare a elogiare uno che ha vinto 4 anni fa? Allora li chiamiamo Lippi? Chiamiamo Lippi. Non è più l'allenatore Allegri, non è più. Non è più. Comunque, ripeto, c'è qualcosa da dirmi? Dimmela, sono qua per parlare. E se non sai l'italiano e sbagli le parole, non è mica colpa mia, ma è normale che ti venga da ridere. Però ripeto, dal momento che stai sul web, e pensa, io ci sono solo da 3 mesi, tu ci sei da una vita, come tu sfotti, gli altri ti sfottono, è un giochino e ci stai, e ci devi stare, a meno che non entrano nel personale. Ma finché ti sfottono ridendo, te la ridi e basta. Bacione dal doc, iscrivetevi al canale. Aspetta, che c'è il sole, c'è il sole.